Per quanto di competenza del MISE, posso confermare la piena attenzione ai temi della tutela occupazionale, della riconversione industriale e dell'attrazione degli investimenti. Il ministro dello sviluppo economico Giorgetti conferma nel question time alla Camera il rilancio del settore produttivo di Civitavecchia e Brindisi. Per le due centrali attualmente alimentate a carbone è prevista un'imminente dismissione per decarbonizzazione entro il 2025, senza alcuna ulteriore opzione di conversione. E così sarà, si cercano investitori come l'Italia cerca nuovi approvvigionamenti di gas. Le missioni dei ministri Di Maio e Cingolani hanno portato dei risultati: la chiusura dei contratti in Algeria e ultimo il Congo. Ma per Giorgia Meloni l'Italia sta pagando le scelte sbagliate del passato. La dipendenza energetica che oggi tutti denunciano, che noi denunciavamo da un po' prima degli altri, è figlia chiaramente di una incapacità strategica che l'Italia ha dimostrato negli ultimi anni. L'Italia è il paese dei no. Invece noi vogliamo che questa nazione sia una nazione nella quale è possibile fare quello che va fatto. E la politica deve assumersi esattamente questa responsabilità. Il conflitto tra Russia e Ucraina spaventa l'Europa, le sanzioni non bastano e secondo il cancelliere tedesco Scholz il distacco dal gas russo non fermerebbe la guerra. Sarebbe sicuramente dannoso per le nostre economie, in particolare per l'Italia e per la Germania. È anche chiaro che non impatterebbe immediatamente sulle operazioni militari. Ma ritengo che possa essere un strumento di pressione per arrivare alla trattativa.